Si parla in questi giorni di problemi riguardanti le deiezioni canine che sono abbandonate in mezzo alla strada. Molti cittadini hanno anche segnalato tramite di noi questa problematica in varie zone della città. Assessore, buongiorno. Che Buongiorno. cosa state mettendo in campo per risolvere questo problema, comunque molto sentito dalla cittadinanza di Chieti? Intanto ringrazio per la vostra sensibilità rispetto a questo argomento che affligge la nostra città. Tanto è stato fatto da parte dell'amministrazione, tanto è stato messo in campo per risolvere questo annoso problema. E vorrei ricordare a tutti i cittadini come intanto si è inaugurata 2 anni fa un'area di sgambamento per i cani a Chieti Alta e nel programma del 2014 si costituirà una nuova area anche a Chieti Scalo. Nel 2011 poi mettemmo per tutta la città circa 50 dog toilette, ricorderemo tutti come questi contenitori per la distribuzione dei sacchetti per gli escrementi degli animali venivano puntualmente saccheggiate. Rotoli di carte di sacchetti di plastica venivano totalmente tolti via e logicamente la ditta che doveva rifornire sistematicamente questi contenitori gratuitamente non poteva più portare avanti questo tipo di servizio. Non abbiamo rimosso l'idea delle dog toilette e abbiamo portato avanti un progetto che è quello di rifornire ai proprietari dei circa 7.000 amici a quattro zampe 100 buste, rotoli di 100 buste da utilizzare per la raccolta delle deiezioni canine. Gratuitamente glieli consegnate. Gratuitamente verranno spedite a 7.000 proprietari dei cani A casa viene presso le spedito. proprie abitazioni. Successivamente Come li spedite? Scusate. verranno spedite da una cooperativa sociale o dalla stessa Formula Ambiente che indirizzo per indirizzo si recherà presso le abitazioni dei proprietari dei cani. Successivamente potremo ritirarne di nuove presso i centri di raccolta presenti in città. Logicamente insieme a questo servizio verranno installati almeno altri 40 cestini per raccogliere le deiezioni per strada. Ringraziamo l'assessore Alessandro Bevilacqua, da Chieti è tutto, Cristiano Vignali.